Buongiorno, buongiorno e bentornati a questo video. Oggi vi parlerò delle batterie, ma prima di parlare delle batterie vi faccio vedere un componente finito che vi abbiamo fatto vedere nello scorso video, che era in fase di lavorazione, c'erano le fusioni, ma questo è l'oggetto, il gearbox, quello che trasporta l'energia dai motori alle ruote, finito, con gli ingranaggi dentro, pronto a montare, con la cataforesi, finito. E volevo farvelo vedere come veniva con l'aggancio, questo qui è l'aggancio poi della parte sopra e bla bla bla. Invece qua cosa abbiamo? Qui abbiamo la power unit, questa è ricavata dal pieno perché stiamo aspettando le nuove fusioni. Che cosa possiamo vedere? Intanto, cosa che non so se ho detto l'altra volta, la cosa diversa è che non ci sono le batterie sotto, perché nella precedente versione, nella Geni 2, avevamo le batterie sotto. Noi abbiamo levato le batterie sotto portandole di sopra e abbiamo fatto questa rastrematura, come vedete qui, per il fuoristrada, quindi abbiamo questo taglio che secondo noi è più utile al passaggio, no? in particolari situazioni. Come vediamo qui c'è un'altra scheda elettronica di nostra fabbricazione, si chiama back-end. Il back-end porta con sé tutta la logica di controllo da fuori, cioè da sotto l'elettronica di base, l'elettronica madre, quelle che erano in zebrate. Invece questa componente è quella che portiamo qui tutte le componenti, dalla motorizzazione dei piedi a tutto quello che è il controllo, passerà qui. Una scheda non semplice, questa porta 500 componenti all'interno di questa scheda, anch'essa fatta assolutamente in Italia e quindi secondo noi di altissimo livello. E quindi questa è la Power Unit, Geni Power Unit, finita, quantomeno prototipata, pronta per montare. Le batterie non saranno più cinesi, le batterie sono milano-genovesi, le celle chiaramente sono giapponesi, cioè la singola cella dentro è Panasonic, giapponese di altissimo livello. Noi abbiamo fatto tutta l'elettronica di controllo, tutto il controllo che parla con noi della nostra elettronica, e abbiamo studiato tutto il sistema chiaramente di aggancio e sgancio alla nuova Geni. Se venite con me vi faccio vedere come funziona. Ci sarà, ecco, come vedete, questo qui è il back panel, sarà posizionato sopra a una scatola apposta. La batteria, ecco, questo è l'aggancio che ci siamo studiati, un aggancio e sgancio. Ora lo vedete color salmone, ma sarà giallo fluo, abbiamo deciso. Le due batterie andranno semplicemente inserite dentro, basta appoggiarle, no? E poi andranno schiacciate e fissate. E a quel punto saranno bloccate sull'elettronica, e quindi questo è il blocco delle batterie, no? Quindi quando uno vorrà, ci sarà, va bene, l'estetica, chiaramente adesso dovete usare un po' di fantasia, qua dietro ci sarà l'estetica della Geni, ci sarà uno sportello che si leva, le batterie basterà sollevare lo sgancio a batterie, questo viene fuori, si sgancerà la batteria, si potrà rimuovere, mettere altre due e riprendere a viaggiare. Non si trovano, come io vi ho detto, in commercio, come vedete è fatto e stampato, c'è il logo della Geni da tutte le parti. Abbiamo messo un rinoceronte dietro perché noi sarà la Rhino Battery, forte come un rinoceronte. Gancio per il trasporto, che secondo noi diventa facile appunto perché è trasportabile. Sulla durata delle batterie si ipotizza 30 km, tra i 25 e i 30 km, però essendo estraibile se ne possono mettere altre due, quindi diventa molto più facile raddoppiare i chilometri perché non bisognerà più smontarle, ma è semplice di trasportare. Spero di avervi soddisfatto con questo video e ci vediamo alla prossima per un altro video. Ciao!